Bentrovati, è un onore e un piacere condividere insieme all'amico Luca Betti un momento dedicato a un grande scrittore senese, Federico Tozzi. È un anniversario speciale, un modo di festeggiarlo ovviamente, ahimè, è speciale, virtuale in questo caso, dovuto ovviamente dai tempi e dalle normative in corso per la pandemia Covid, ma la voglia di Siena di celebrare un suo figlio, di celebrare la sua opera e farlo con tante voci che narrano le tante sfaccettature di questo scrittore, di questo senese, di questo operatore della lingua a 360 gradi. Luca. Grazie Virginia, buongiorno a tutti. Beh, è un onore anche se siamo in ritardo di un anno, perché io faccio parte del comitato per i festeggiamenti Tozzi organizzato dal Comune di Siena e devo dire che questa cosa non ce la saremmo mai aspettata. Noi avevamo rimandato di un anno, pari pari, tutto il calendario tozziano sperando di riuscire a fare tutto in presenza. Questo purtroppo non è avvenuto e quindi ci troviamo qui a parlarne e a cercare di comunicare quante cose più possibile su questo grande personaggio della nostra città, troppo spesso sottovalutato, soprattutto dalla letteratura nazionale, e con un po' di difficoltà, diciamo, dovute al Covid. Quindi andiamo avanti e con Roberto Barzanti che introdurrà, perché intanto abbiamo deciso di mandare in onda un video prodotto nel lontano 2003, un libro prodotto appunto che parla della scrittura crudele e parla di Federico Tozzi. Federico Tozzi, il grande scrittore senese, morì a Roma il 21 marzo 1920. Un comitato promotore di celebrazioni, di incontri critici, di approfondimenti è stato insediato dal comune e sono stati chiamati a farne parte, rappresentanti dell'Università degli Studi, dell'Università Stranieri, altri esperti, editori, io ho avuto il compito di presiederlo e ne sono grato al comune, al sindaco in particolare. Purtroppo la sciagura del Covid ha sconvolto tutto. Noi avevamo presentato un programma molto denso che a questo punto deve diluirsi nel tempo. Oggi sarebbe stato il giorno di chiusura, per così dire, dell'anno tozziano. È invece un giorno di, come dire, di riapertura, perché qualcosa abbiamo fatto delle passeggiate dedicate ai luoghi di Tozzi, abbiamo presentato alcuni volumi che gli sono stati dedicati in occasione del centenario, abbiamo variamente ricordato la sua presenza nella nostra città, ma il compito che ci eravamo prefissi e che continuerà oltre le cadenze previste, il calendario previsto, è quello di presentare un Tozzi sempre più dentro uno spazio, diciamo così, europeo, sempre più in sintonia con la grande letteratura che nacque dopo la crisi della Prima Guerra Mondiale, in coincidenza con direi il primo decennio, ecco, i primi decenni del Novecento, del quale egli fu un grande protagonista, un protagonista anomalo, un protagonista che ha creato una sorta di caso Tozzi, che proprio per questo chiede di essere continuamente approfondito e continuamente rivisto e ripresentato attraverso letture, attraverso filmati, attraverso tutta una produzione critica che si è andata molto ispessendo con gli anni. Oggi non facciamo che rendere in qualche modo più visibile, ecco, questa scadenza. Ad esempio, sarà proiettato fra poco da Canale 3 il bel film La scrittura crudele di Folchi Bartoli. Stasera l'Accademia Chigiana dedicherà e sarà sempre trasmesso in streaming un concerto di musiche ispirato agli anni, ai gusti di Federico Tozzi, ma al di là di questo prenderà il via un calendario diluito, per così dire, che
ha nel suo denso programma molte conversazioni, letture che aiuteranno ad approfondire la figura di Tozzi. Perché approfondirla? Perché la sua è un'esperienza anomala. Egli fu intuitivamente in sintonia con una linea, diciamo, di ricerca nella letteratura che puntava a superare l'impalcatura naturalistica del romanzo ottocentesco e a inaugurare una linea nuova in cui i protagonisti fossero come lasciati in libertà. Guardate, i personaggi in cerca d'autore di Pirandello vengono in mente, no? E seguiti nei loro impulsi, nei loro atti misteriosi, senza che dovessero apparire dentro un ordine prefabbricato, una trama solida. Tozzi andava per sondaggi, per esperimenti, diremmo. In questo, in sintonia con autori come Kafka, come Joyce, come grandi autori europei, in Italia certamente soprattutto vicino a Pirandello più che a Verga, cioè a una letteratura che guardasse dentro la psicologia del profondo. La sua è stata chiamata scrittura del profondo, scrittura cioè che guarda all'animo dei personaggi, ai loro moti convulsi, spesse volte non razionalmente indirizzati, e sicuramente questo sarà il filo conduttore delle ricerche, degli incontri che si svolgeranno oltre l'anno tozziano, che purtroppo per le vicende che tutti sappiamo non è stato possibile realizzare come nel nostro programma era previsto. Ovviamente il programma è stato presentato con l'apporto determinante dell'università, di Riccardo Castellana, di Romano Luperini, con l'apporto di esperti di grande livello come Marco Marchi e tanti altri, non li voglio ricordare, o interpreti energici della sua poetica come il nostro Massimo Lippi. Ci saranno anche rappresentazioni teatrali, volevamo riprendere Adele o le rose, uno spettacolo teatrale che fu preparato al suo tempo da Attilio Lolini, che non è più con noi. Comunque non sto a elencare tutte le occasioni che saranno via via annunciate. Quello che voglio dire è che questa specie di forzata sospensione o di diluizione, come ho detto, delle occasioni tozziane non è dispersa. Del resto, un autore attuale, non perché è il centenario o il bicentenario o altro, ma perché parla al nostro mondo, perché ci offre pagine che non sono costruite con un'intenzionalità autoriale che risenta di una letteratura di intrattenimento oppure di trame puntualmente tessute, ma mette in scena una realtà crudele, cattiva spesse volte, drammaticamente percossa e percorsa dagli eventi sconvolgenti del Novecento. In questo Tozzi è un grande autore del Novecento, un classico del Novecento. Ci sono voluti molti anni per farlo capire, ma crediamo di portare un ulteriore contributo attraverso le iniziative programmate per farlo capire anche ai senesi. Non è una gloria locale, non è un autore toscano o toscaneggiante o bozzettistico, ha veramente una statura che a suo modo, in un modo molto originale e molto convulso, molto drammatico, lo colloca insieme ai grandi autori del Novecento, in particolare in Italia accanto a Pirandello e a Svevo, una triade Pirandello, Svevo, Tozzi, che contrassegna gli anni più fervidi dei primi decenni del Novecento. Il fatto più importante di questo centenario, tengo a dirlo, è che sono usciti i primi due volumi
ma saranno 17 nell'insieme, dell'edizione nazionale critica sostenuta dal Ministero dei Beni Culturali dell'opera Omnia di Federico Tozzi. Era allora che finalmente potessimo disporre dei testi di Tozzi nella versione più criticamente attendibile. È uscita la raccolta Giovani, una raccolta di novelle, perché fu un grande novellista Tozzi. È uscito poi il romanzo Gli Egoisti, l'ultimo incompiuto che lui scrisse, anzi venne a correggerlo proprio nel febbraio del 20, poco prima di morire qui a Castagneto, e di conseguenza questo sarà sicuramente il fatto che si protrarrà diversi anni, perché 17 volumi sono molti ovviamente, nei quali sarà possibile finalmente avere i testi di Tozzi nella loro più attendibile versione critica, e questo è un fatto di grandissimo rilievo, sicuramente il più importante che segnerà questo centenario. Eccoci rientrati in studio per questo momento di riflessione, di ricordo, di celebrazione del grande Federico Tozzi. Come ha giustamente sottolineato Luca Betti, che fa parte del comitato per i festeggiamenti che era stato organizzato qui a Siena un anno fa, già un anno fa purtroppo si era dovuto interrompere quello che sarebbe dovuto essere il calendario, fu rimandato di un anno. Eccoci qua, ahimè, la situazione ovviamente della pandemia in corso ha imposto nuovamente la non possibilità che ciò che era stato previsto prendesse piega e si sviluppasse in presenza, con una serie di eventi e con una serie di manifestazioni previste. Allora abbiamo deciso di continuare comunque questo festeggiamento, questo ricordo di questo grande senese, di questo grande scrittore, come sottolineava Luca, spesso forse nella considerazione nazionale a volte tenuto un po' ai margini, in realtà un grande della lingua, un grande sperimentatore anche della lingua italiana. Avete già sentito alcuni tratti ben raccontati da Roberto Barzanti in questo primo contributo. Luca, adesso ne vedremo un altro di contributo. Adesso vedremo un contributo appunto registrato da Folchi Bartoli nel 2003, che parla della scrittura crudele, parla appunto di un Tozzi che, qui dico la mia impressione, è stato anche un po' poco considerato a livello nazionale, perché forse ha un approccio abbastanza difficile. Cerchiamo di renderlo quanto più possibile fruibile da tutti, perché diciamoci la verità, chi l'ha studiato alle superiori non era così amabile, diciamo, come scrittore, però poi con il tempo si impara ad apprezzarlo e ad amarlo e a comprendere la profondità di quello che Tozzi voleva dire, di quello che Tozzi aveva anche da dire in maniera molto critica sulla sua Siena del tempo, tant'è vero che poi lui si trasferì a Roma. Quindi con questa produzione del 2003 di Folchi Bartoli possiamo andare avanti a capire qualcosa di più su questa grande figura. Mi sembra di aver fatto un lungo viaggio a occhi chiusi e non ho visto nessun paese, pur sapendo che erano dinanzi a me. Ebbi occasione di intitolare una mia raccolta di scritti tozziani Tozzi moderno, proprio perché volevo sottolineare questo aspetto preminente nella personalità e nell'opera di Tozzi, cioè una crisi di modernità
che noi riscontriamo all'inizio del nostro secolo, tra il 10 e il 20, in una misura e in un'intensità che restano isolate, direi, nel quadro di tutto il Novecento. Perché moderno? Perché Tozzi è un autore che nella sua opera narrativa accoglie continuamente dei segnali, ma questi segnali non significano. È un autore che registra dei comportamenti, ma questi comportamenti sono in relazione a quelli che lui chiama in una sua pagina saggistica i misteriosi atti nostri. Sono comportamenti insondabili e insindacabili. Tozzi ha in questo senso una radice comune con Pirandello, il Pirandello che ha letto L'esaltation de la personnalité di un psicologo francese, Alfred Binet, ma anche Proust aveva letto quel libro. Per troppo tempo Tozzi è stato considerato un epigono del naturalismo, ma in Tozzi manca proprio la caratteristica principale del naturalismo, cioè la descrizione oggettiva della realtà. In realtà il modo con cui Tozzi vede il mondo è un modo soggettivo e visionario, e proprio questo aspetto è un aspetto che lo collega semmai con l'espressionismo. Si deve dire anche che lo stile di Tozzi è uno stile paratattico, non c'è quasi più distinzione fra frase principale e frase secondaria, perché la frase secondaria ha la stessa importanza della frase principale. E anche questo azzeramento delle gerarchie sintattiche rientra in una paratassi che è tipica appunto dell'espressionismo. A ciò si può aggiungere la violenza dei contenuti. Per esempio, in Adele c'è la rappresentazione dell'uccisione del cane Toppa, che da sola potrebbe essere considerato proprio un esempio di rappresentazione espressionistica della realtà. Dunque Tozzi non va tanto collegato ad una stagione del passato quanto rapportato ad un fenomeno che accomunava i giovani allora, cioè il fenomeno dell'espressionismo artistico e letterario che si diffonde in Europa agli inizi del Novecento. Il cane adesso trotterellava innanzi e quasi traeva il capoccio. Le sue zampe posteriori tremolavano ed egli camminava col capo alto come per fiutare. Si ricordava, infatti, di una cagna incontrata la mattina e tentò di soffermarsi nel punto stesso. Ma la sigoletta gli stringeva il collo ed egli dovette obbedire ancora. Allora divenne triste perché non riusciva a comprendere niente. Egli non era mai stato legato, se non da piccolo, quando sarebbe scappato a ritrovare la madre. Giunti al fico, il vecchio annodò la sigoletta intorno al tronco. La bestia scalfì con i denti la corteccia verde dell'albero. Mugolò verso il padrone, guardandolo fisso. Poi morse la sigoletta. Sembrava che il cane provasse un'emozione forte e si intenerisse sempre di più, perché si provava a fare atti di sottomissione e di carezza. Poi si distrasse ad un rumore e cominciò ad abbaiare. Il figlio del contadino era preso da un malessere convulso che lo fece impallidire. Ma egli puntò il fucile e sparò. I pallini attraversarono il muso. Il cane cadde sulle gambe posteriori e poiché rantolava in fretta, il sangue gli usciva sibilando, arrossandogli il pelo lungo del petto. Poi si rialzò con la bocca aperta, con gli occhi torti, che non di meno avevano un'espressione dolce. Il giovine sparò ancora, forandogli il cervello. Allora il sangue si sparse sopra tutto il muso, dandogli un aspetto di cosa informe. Egli tentava di alzarsi ancora, non abbandonando mai con gli occhi il suo uccisore.
Allora il vecchio girò dall'altra parte e gli dette 4 vangate sul capo. Federigo Tozzi nasce a Siena il 1 gennaio del 1883, nella casa di Via dei Russi, soprastante la trattoria gestita dal padre, detto Ghigo del Sasso. Gli affari vanno bene e nel giro di alcuni anni il padre acquista 2 poderi alle porte della città. La madre, Annunziata, donna di carattere mite e salute cagionevole, subisce il carattere dispotico e i tradimenti del marito fino al 1895, quando muore. L'adolescenza di Federigo trascorre inquieta e insofferente della disciplina. Violento è soprattutto il dissidio con il padre. Erano lui e il padre soltanto. Alfonso aspettava con desiderio le parole del padre, qualunque fossero, per il bisogno di non sentirsi così lontano ed estraneo a tutto ciò che gli era intorno. Ma anche per ricordarsi che lì dinanzi a lui c'era suo padre, dovette fare uno sforzo. Solo il senso della paura gliene faceva sentire la presenza. Allora ad un tratto egli chiuse i pugni. Ma il padre lo afferrò per il collo e lo spinse al muro. Il giovane ora si difendeva, senza vedere più nella stanza né il padre. Mentre pensava al cielo, così turchino e pieno di cose soavi. Il giovane fuori di sé prese un coltello da sopra il canterano e con il cuore che gli sbatteva, stette pronto per quando la porta cadesse o si rompesse. Certo, se il padre fosse entrato, il figlio lo avrebbe ammazzato. Ma non poteva allontanare da sé la dolcezza della mattinata, che gli pareva sempre più soave. E con il coltello in mano pensava a cose che lo estasiavano. Egli sentiva che non lui soltanto, ma anche la sua giovinezza reggeva la porta chiusa, che egli pigiava forte con tutta una spalla, perché la serratura non sarebbe stata abbastanza forte. Frequenta con scarso profitto le scuole tecniche e poi l'istituto d'arte, ma i suoi interessi si orientano subito alla letteratura, conosciuta soprattutto attraverso la precocissima frequentazione della biblioteca comunale degli intronati di Siena. Dal 1902 si interessa in modo costante anche agli studi di psicologia, in particolare agli scritti del pragmatista americano William James, seguendo il dibattito intorno alla nuova psichiatria francese sulle pagine della Revue Philosophique di Théodule Ribaud. Negli anni successivi conoscerà anche gli scritti di Henri Bergson, di Pierre Janet e una sintesi d'autore dei 3 saggi sulla sessualità di Freud. La sua scrittura del profondo è qui che trova il suo decisivo accredito culturale. Io non so quel che porto dentro di me. Di quassù non posso scorgere i riflessi che avvengono dentro il profondissimo pozzo dell'anima. Non so se abbia dentro di me una buca di scorpioni o un nido di usignoli. E la mano ignota del destino ora mi avvicina ai bisbigli ed un'altra volta alle code paurose. Soltanto l'acqua di tale pozzo ne potrebbe parlare. Talvolta il sole fa trasparenti di luce dolce le mie foglie. Talvolta un inverno asprissimo mi tormenta.
ciascuno ha in sé un mondo che è indeterminabile. Ciò che ne mostrano i raccoglimenti o le improvvise rivelazioni è una piccola cosa rispetto alla parte destinata a rimanere sepolta, per sviluppare quel che soltanto diviene superficie visibile. Parallela alla formazione culturale è la militanza nel Partito Socialista, a cui Federico risulta iscritto sin dal 1901. Nel frattempo è iniziata la storia d'amore con Isola, una giovane contadina del podere di Castagneto. È questa la materia autobiografica del romanzo Con gli occhi chiusi, da De Benedetti in poi il capolavoro narrativo di Tozzi. Strade che si dirigono in tutti i sensi, si rasentano tra sé, si allontanano, si ritrovano due o tre volte, si fermano, come se non sapessero dove andare. Con le piazze piccole e sbilenche, ripide, affondate, senza spazio, perché tutti i palazzi antichi stanno addosso a loro. Cerchi e linee contorte di case, quasi mescolandosi, come se ogni strada tentasse di andare per conto proprio. Pezzi di campagne che appaiono dalla fessura di un vicolo visto in tralice, dalla scalinata d'una chiesa, da qualche loggia dimenticata e deserta. Nel 1902 ha inizio il rapporto epistolare con Emma Palagi. Ne nascono le lettere di Novale. Dopo la rottura con Isola e una malattia agli occhi che lo costringe all'isolamento del buio, Federico riprende i contatti con Emma e si riavvicina alla religione. Allora Adele andò alla fonte, ma non si avvicinò troppo, per paura di perdere la coscienza. L'acqua, da quel punto, aveva una lucentezza profonda, la quale sembrava tagliare la muratura che la conteneva. Adele toccò, prima col piede sinistro e poi col piede destro, la sponda di pietra, bassissima. Se non avesse temuto di essere veduta, avrebbe bevuto al doccio. Invece si volse ed entrò sotto l'altro arco. Ed anche ivi compì lo stesso atto superstizioso che le calmava l'esaltazione crescente, la quale non avrebbe potuto più correggere in altro modo, onde le pareva che il suo cuore se ne dolesse, estraneo a lei, il cuore che non voleva stare più dentro il petto. E le parve che esso compisse tre volte una croce immensa e paurosa, onde ella avrebbe voluto inginocchiarsi per comprimerlo con ambedue le mani e per pregarlo. Nel 1908 è impiegato alla stazione ferroviaria di Pontedera. Muore il padre e all'indomani della sua scomparsa si disfa della trattoria, si sposa con Emma e si stabilisce a Castagneto. La guerra di Libia vede Tozzi, come molti giovani intellettuali della sua generazione, schierato sul fronte interventista. Il 1912 è quasi interamente dedicato agli studi preparatori e alla composizione della Città della Vergine, poema in versi dedicato a Siena. Risale a quest'anno anche l'incontro con Piero Misciattelli, studioso dei mistici senesi e di Santa Caterina.
Nel 1913 dà vita insieme a Domenico Giuliotti all'esperienza de La Torre, organo della Reazione Spirituale Italiana. Ricco di suggestioni mistiche e medievali, il cattolicesimo di Tozzi è tuttavia privo dell'ardore fideistico e del mobilitante senso della carità che ispirano le pagine di Caterina. Il Dio di Tozzi ha piuttosto i tratti del Dio Padre biblico, terribile e possessivo, imperturbabile e distante, modernamente conflittuale. Il suo Cristo è un Cristo sofferente, senza redenzione. Ho pensato esista un mondo che Dio non ha finito di creare. La materia non è morta e non è viva. Vi sono vegetazioni quasi tutte uguali tra sé e sbozzature di bestie informi che non possono muoversi dal loro fango perché non hanno né gambe né occhi. Le piante di questo mondo non sarebbero riconoscibili al colore perché non ne hanno. Soltanto quando c'è un tentativo di primavera si potrebbe sentire il loro odore, che ha però qualche cosa del fango. Vi è anche un abbozzo di Adamo, ma senza anima. Non può parlare né vedere, ma sente che attorno a lui il fango si muove e ne ha paura. Nell'estate del 13, lo scrittore conosce Giuseppe Antonio Borgese, che presto diventa il suo più convinto patrono. Sul finire di quell'anno lavora all'ultimazione del suo capolavoro narrativo Con gli occhi chiusi, che proprio grazie a Borgese sarà pubblicato da Treves nel 19. Credo che Con gli occhi chiusi sia il romanzo più importante di Tozzi, anche se le novelle forse hanno uno scavo maggiore. Perché dico questo? Beh, perché in Con gli occhi chiusi c'è un'attenzione, un ascolto, diciamo meglio, del profondo che non si riscontrerà negli altri due romanzi che compongono la triade canonica, cioè Il podere e Tre croci. Il sogno di Ghisola in Con gli occhi chiusi, la rievocazione in sogno della figura del padre, ha anche sul piano del linguaggio qualcosa di assolutamente nuovo e sconcertante che mina alla base ogni capacità razionale di conoscere e di penetrare dentro la realtà. Tozzi ci indica strade diverse, percorre strade diverse. Ghisola è appunto un grande interrogativo, è un mistero rispetto al quale i comportamenti non sono mai giustificati dalla realtà circostante, hanno bisogno di una legittimazione profonda che negli altri romanzi è meno urgente, meno evidente. I suoi capelli, sciolti, finivano a punta e sopra il capezzale assomigliavano a una falce. Le pareva ad entrare in casa. La mamma aveva un vestito nuovo. Le due sorelle erano ingrassate. Una voce le chiese: «Che cosa ci fai qui?» Ed ella rispose: «Non lo so, non ci sono venute da me. Ma il babbo dov'è nascosto?» «La colpa è tua», ripigliava la voce. La mamma e le sorelle ascoltavano e guardavano con un silenzio così orribile che la si slanciava addosso a loro perché andassero nell'altra stanza. Ma le pareva di non poter muovere le braccia e di urtare con il capo in una parete invisibile. Allora sentiva che il cuore cambiava di posto, il ventre
faceva lo stesso. La gola si spellava e i volti della mamma e delle sorelle diventavano spaventevoli. Ella disse: «Parlate!» Quelle si volsero ad un uscio e il babbo, con due sacchi pieni sulle spalle, con il viso grondante di sangue, tanto sangue che andava a empire la gora del mulino, salì le scale e là, sentendo il peso dei sacchi addosso, urlò. Siena si rivela sempre più una città chiusa e angusta, murata nella sua bellezza gotica e medievale e nei suoi pesanti silenzi. Si prospetta a Tozzi la possibilità di una carriera letteraria meno provinciale e più redditizia a Roma. Sceglie finalmente di vendere il podere di Pecorile e si trasferisce nella capitale, dove nell'autunno del 14 lo raggiungeranno la moglie e il figlioletto Glauco. Lascia la redazione della Torre e prende gradualmente le distanze dall'amico Giuliotti e dal suo cattolicesimo reazionario. Un nuovo mondo e un'allargata società letteraria lo attendono. Entra in contatto con Grazia Deledda, Antonio Bragaglia, Ercole Drei ed è a Roma che ritrova Borghese. Le cupole delle chiese di Piazza del Popolo erano illuminate dalla luce elettrica e nei vicoli scuri soltanto il chiaro di luna faceva distinguere le facciate e i muri delle case. Ad un tratto cominciò a piovere, ma smise subito. Quasi sentì correre la pioggia da un capo all'altro della via, dove i gatti razzolavano nei mucchi della spazzatura. Accanto a un uomo che con un sacco aperto in mano vi frugava dentro, mentre una donna, seduta in terra con le spalle al muro, smuoveva la bocca, prendendo con la punta delle dita il mangiare accattato da un cartoccio rotto. Pensò che non avrebbe mai potuto adattarsi a fare lo stesso. Nell'agosto del 15 è richiamato alle armi. Ottiene di non essere inviato al fronte e di poter prestare servizio a Roma presso l'ufficio stampa della Croce Rossa Italiana, dove conosce Marino Moretti e Guido Guida. La sua cupa visione degli uomini e delle cose trova conforto solo nella scrittura. Siena e il ricordo del padre, grandi temi della sua narrativa, non lo abbandonano. Io cammino non perché mi aspetti qualcuno, ci sia una cosa in fondo alla strada, ma perché è primavera. Forse non sono i miei occhi che guardano, ma la mia anima stessa. Nel 1917 riesce a farsi pubblicare Bestie da Treves. Alcune sue splendide novelle escono frattanto sulla prestigiosa rivista L'Illustrazione Italiana. È per Tozzi l'inizio della notorietà e delle collaborazioni ai maggiori periodici e quotidiani della capitale. Tra il 1918 e il 1919 ci sarà per lui anche un impiego stabile alla redazione del Messaggero della Domenica, supplemento culturale diretto da Luigi Pirandello del celebre giornale romano. È un periodo di eccezionale vitalità creativa. Nell'estate del 17 inizia il romanzo Gli Egoisti. Nei primi mesi del 18 Carabba gli pubblica una scelta delle lettere di Santa Caterina, Le cose più belle, e nel luglio riprende il manoscritto del Podere, romanzo iniziato 3 anni prima, portandolo in poco tempo a compimento. Un altro dei suoi testi più significativi è consegnato alla storia della letteratura del Novecento.
Il potere è il romanzo successivo a Con gli occhi chiusi e appartiene al periodo romano. Secondo alcuni critici, proprio perché appartiene al periodo romano, sarebbe un romanzo più costruito, più ottocentesco, più ideologico. In realtà il potere è il romanzo della cattiveria, come Gialla ebbe a definirlo Moravia. È un romanzo integralmente negativo e non si può dire che ci sia costruzione ideologica. Per esempio non si può dire che la religione cristiana venga posta nel romanzo come un polo positivo e alternativo al male. D'altronde anche in scritti teorici contemporanei Tozzi ribadisce che non c'è alternativa al male. E neppure è vero, come alcuni critici hanno detto, che nel romanzo manca la visionarietà. Una scena come quella dell'uccello di malaugurio che voleggia sopra la casa e del calabrone che cade poi nella vasca è la riprova, con la battuta finale di Remigio, io sono giovane, è appunto una riprova del carattere visionario, non spiegabile razionalmente, della visione della rappresentazione della realtà che ci dà Tozzi. Quindi è vero, sì, il potere è un romanzo più costruito rispetto a Con gli occhi chiusi, ma in questo non vedo un limite, perché questa costruzione significa anche maggior forza rappresentativa, maggior crudeltà rappresentativa. Tozzi appare qui un vero e proprio scrittore della crudeltà. Egli allora, per non doverle parlare ancora, escì, quasi piangendo. Ma fuori c'era un bel sole e si sentì subito meglio. Nel cielo, che pareva più alto del solito, le nuvole passavano silenziose. Un uccello nero svolazzava sopra la casa, senza avvicinarcisi mai. Un calabrone, con le ali di un nero luccicante turchino, cadde nell'acqua, facendo lo stesso rumore di una pietruzza. Una delle anatre accorse nuotando e lo inghiottì. Poi scosse il becco goccioloso. Egli pensò, come se sognasse, sono giovane. Tra l'ottobre e il novembre del 18 scrive di getto il romanzo Tre Croci, opera ispirata alla tragica vicenda di Giulio Torrini e dei suoi fratelli, titolari di una libreria antiquaria a Siena. Egli allora non credette più che si sarebbe ammazzato. Perciò salì sopra uno sgabello e provò, ficcandoci il manico del martello dentro, se un gancio alla trave veniva via. Era proprio sicuro che non si sarebbe ammazzato. Ci legò la fune, a nodo scorsoio. Poi ridiscese dallo sgabello e si mise a guardarla da tutte le parti, sentendo la voglia di sorridere. La guardava, scherzando, ma pensò di toglierla perché aveva paura che le avrebbe dato retta, mettendoci il collo dentro. Egli, delirando, le parlava perché non lo tentasse, ma non osava più toccarla. Egli disse: la lascerò qui per sempre, perché si veda a che punto mi sono ridotto. Ero ormai come un pazzo e appuntellò la porta per paura che venisse un branco di gente a buttarla giù. Non dovevano tardare molto. Li sentiva venire da tutte le parti. Non c'era più modo di resistere. I puntelli saltavano via. Sulla cassapanca tutti quegli oggetti falsamente antichi gli dissero: tu sei uguale a noi, è inutile che tu cerchi di evitarci. E gli rispose a voce alta: aspettate, faccio una firma. E vide la sua firma, falsa, saltellare sul pavimento. Si chinò per chiapparla. Entrò con la testa sotto gli scaffali. La firma c'era, ma egli non la vedeva più. Guardate, in mano. Non ce l'ho. Allora spense la luce. E al buio, senza rendersi conto che si ammazzava, mise la testa dentro il laccio. Sentendosi stringere,
avrebbe voluto gridare, ma non gli riuscì. Risale ai primi anni del 20 la rielaborazione di una novella giovanile sulla propria esperienza di aiuto applicato alla stazione ferroviaria di Pontedera. Ne nascono i ricordi di un giovane impiegato, l'ultimo grande romanzo. La vicenda umana di Tozzi sta precocemente volgendo al termine. Io ho sempre sostenuto la grandezza e anche la priorità, diciamo, di Tozzi nel Novecento, incontrando spesso delle incomprensioni, delle diffidenze e anche delle ottusità, soprattutto direi all'estero, in Francia. Però ho visto che quando un lettore di qualunque specie poi si inoltra nell'opera di Tozzi, poi non la lascia più. Non la lascia più perché questa opera ha una forza di presa straordinaria. Dunque c'è una specie di angustia nell'ambiente, nella realtà, ecco, un'angustia del reale, direi, a cui invece risponde una profondità poco esplorabile, poco definibile, ma molto intensa. Ecco. Quindi una, direi così, un raggio di attenzione apparentemente ristretto e invece una profondità di indagine e di rivelazione straordinaria. Appena 37enne, Tozzi si ammala di polmonite e la morte improvvisamente lo coglie nella casa romana di Via del Gesù il 21 marzo 1920, mentre nelle librerie sta uscendo Tre Croci. Vengono pubblicati postumi i romanzi Ricordi di un impiegato, Il Podere e Gli Egoisti, e le raccolte di novelle Giovani e l'amore. Altri inediti saranno pubblicati a cura di Borgese e più tardi del figlio Glauco. Il viaggio di Federico Tozzi si conclude e continua. Vorrei sapere se da ragazzo mi accompagnava a far passeggiate un vecchio, oppure se me lo immagino io. Tanto più che non è il solo di questi personaggi che appartengono forse soltanto alla memoria dell'immaginazione. Perché certo c'è una vita a cui partecipa soltanto la nostra anima. Come se noi non avessimo tempo di partecipare davvero a tutto quel che esiste entro la nostra anima. Questo è il secondo contributo che abbiamo deciso di condividere insieme. Ovviamente il mio grazie va a Luca e veramente a tutte le persone che hanno dato vita a questo lavoro, a questo comitato dedicato a Federico Tozzi, che a me ovviamente per la pandemia in corso si sono trovati nell'urgenza due volte consecutivamente di non poter dare corso a quanto avevano pensato ed organizzato. Però
Il ricordo non finisce qua, Luca. Il ricordo non finisce qua. I lavori del comitato, appunto, presieduto da Roberto Barzanti, coordinato da Riccardo Castellana per l'Università degli Studi di Siena, andrà avanti. È in programma una mostra. Diciamo che invitiamo tutti a seguirci sui social, perché comunque esiste un sito, Federico Tozzi 2020, che tiene aggiornati un po' su tutto. E tutte le attività, naturalmente, che vengono fatte dal comitato, che è un comitato, lo ricordo, comunale, saranno ovviamente portate a conoscenza da tutti i media, e quindi vi invito a seguirci, perché ci saranno comunque delle cose che riusciremo a fare anche in presenza e non soltanto virtuali. Io ringrazio quindi Luca Betti, un saluto virtuale ovviamente a tutti i componenti del comitato. Voglio fare anche un saluto speciale personale a Simonetta Losi, che l'anno scorso con noi, proprio nel momento dell'anniversario, dette vita a una serie di pillole molto belle che condividemmo in un momento molto difficile per tutti, perché ovviamente eravamo nel primo lockdown. Quindi Siena non dimentica questo suo grande figlio, e un consiglio per i giovanissimi, come diceva Luca, è di approcciarsi alla lettura di Federico Tozzi e al suo mondo, assolutamente interessante e molto contemporaneo. Grazie a tutti per l'attenzione.